L'azienda tratta di lavorare in questo serra di vetro da 2600 metri quadri che è stata recuperata completamente. Era stata abbandonata perché negli anni 70 coltivavano gerbera e poi il mercato l'ha mandata in malora. Ho deciso di recuperarla perché è stata aperta un po' le porte alla canapa e alla possibilità di coltivarla senza essere arrestati per sforare di uno 0,2% in THC, che è poi una molecola su 130 di quelle che sono presenti nella pianta, e per colpa, tra virgolette, per colpa di una, quando supera lo 0,6% viene considerata droga. L'interesse che è nato e che mi ha portato ad aprire questa azienda dedicata a questa pianta è perché, non tutti lo sanno, ma è una pianta da tantissimi milioni di utilizzi, e quello che mi ha portato a conoscere dal punto di vista dell'edilizia è quello che è la bioedilizia. Essendo ingegnere edile nella parte di impiantistica energetica, cercare di recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente italiano, portare a raggiungimento del Trattato di Kyoto del 2020-20, avere una pianta che ci potrebbe consentire di avere della carta, isolanti per le case che ne ha bisogno per abbattere i costi energetici. Poi chiaramente c'è anche il suo utilizzo dal punto di vista ludico e, come si vede anche dal Ministero della Salute che viene fatta dai militari di Firenze, l'uso medico. Queste piante qui non sono identiche a quelle dell'Istituto Militare di Firenze, ma sono un ceppo di canapa che però contiene alte percentuali di CBD, circa dal 10 al 15%, che, anche se non sono purtroppo destinate ad un uso umano, se si ne facesse un uso umano, si hanno dei benefici anche medici. Gli studi che vengono fatti giorno per giorno ne confermano questi effetti di miorilassante, di antinfiammatorio, di aiuto per chi fa una terapia del dolore o è sottoposto a chemioterapia e via dicendo, per tutte quelle che sono patologie come il morbo di Alzheimer, la SLA, quelle patologie, dicevamo, che colpiscono il sistema motorio, muscolare e neurologico. Abbiamo detto una pianta da mille usi perché è composta da varie parti. La fibra esterna viene scomposta e, per quello che mi riguarda, vengono creati parti per la bioedilizia, però viene utilizzata per esempio da tessuti, quindi pensiamo a tutto quello che è il comparto della moda in Italia. Dai fiori possiamo creare cosmesi, medicinali. All'interno possiamo ricavare tantissima cellulosa senza andare a battere alberi. In questo caso queste piante sono con i fiori senza semi. Se avessimo dei semi possiamo ottenere olio e farina. Da queste piante qui invece il fiore ha più un uso profumativo, ambientale, da utilizzare per profumatore l'ambiente, perché è quello che ci consente il florvivaismo e la legge. E quello che vendiamo al negozio Cannabis 420 a Viareggio, che è stato il primo aperto di cui ho fatto il progetto, dedicato esclusivamente a questa pianta qui e alla sua molecola che si chiama CBD, che è il cannabidiolo. Il più della mia vendita la svolgo principalmente all'ingrosso, perché faccio produzione e vendo a quelli che sono i grossisti o direttamente con volumi all'ingrosso ai negozi sparsi per l'Italia. Comunque, per quelli che sono i paesi dove è legale e la canapa comunque sotto lo 0,2%,
è legale in tutti i paesi d'Europa. Poi però bisogna vedere paese per paese se ci sono delle restrizioni sul CBD oppure no. A livello mondiale l'hanno declassificato e per esempio è stato tolto anche come sostanza dell'antidoping.